Ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario, detto il Darion. Visto che sul fronte calciomercato Napoli non si muove una foglia, ho deciso di accontentare uno di voi che qualche settimana fa mi aveva chiesto un video sulle magliette della Serie A di quest'anno. Quindi oggi, visto anche che è sabato, ci facciamo questo video un po' più leggerino, dove vi andrò a fare la mia tier list delle maglie della Serie A 2024-2025. Prima però vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, mi raccomando, è totalmente gratuita, e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Detto questo, partiamo subito. Ed ecco qui la tier list. Piccola premessa: non ci sono tutte le maglie, se non sbaglio ci sono ancora 4 squadre che devono presentare le maglie ufficiali, quindi faremo la tier list di quelle che delle maglie che finora sono state presentate. Queste sono le mie 4 categorie: top, bella, insomma, diciamo quelle maglie che si salvano per un pelino, e poi bleh, proprio lo schifo più totale. Quindi andiamo subito, partiamo le ordinate per ordine alfabetico, quindi cominciamo dall'Atalanta, che purtroppo quest'anno, ragazzi, ha subito un vero e proprio scempio. È tornata la Lete a distruggere, visivamente parlando, le maglie della Serie A. L'Atalanta è stata la vittima questa volta. Ragazzi, quel rosso su uno sfondo nero-azzurro ci azzecca zero, mi dispiace, ma è una maglia proprio che ti ruba l'occhio, ma in negativo. Per questo motivo io l'Atalanta la metto in insomma, perché diciamo sarebbe stata da bella, perché di base comunque è una maglia bella, però quel rosso, quella lete in rosso rovina tutto. La maglia invece in trasferta un pochino meglio, perché comunque il rosso sul bianco ci sta bene. Poi abbiamo queste bande orizzontali nerazzurri che richiamano appunto la prima maglia, con lo stemma dell'Atalanta qua un po' rivisitato. Questa sinceramente mi piace un pochettino di più. Per questo motivo la seconda maglia dell'Atalanta la metto in bella. Passiamo adesso al Bologna. Questa è la prima maglia, a mio avviso questa molto molto bella, la classica maglia diciamo del Bologna con le righe rosso-blu. Molto semplice, ci abbiamo giusto lo sponsor saputo e basta, non c'è nient'altro. È una maglia molto bella, molto pulita, molto semplice, e quindi io la vado a mettere in bella. Questa invece è la seconda maglia del Bologna, diciamo che segue la falsa riga della seconda maglia dell'Atalanta, quindi questa banda orizzontale che richiama i colori ufficiali, maglia principalmente bianca. Questa maglia inoltre ha un significato diciamo storico, perché ho letto che richiama la maglia della stagione 1924-25, la stagione dove il Bologna conquistò il suo primo scudetto, quindi è una maglia che richiama anche il passato del Bologna. Io comunque la metto in bella. Questa invece è la seconda maglia del Cagliari. Non ho capito il Cagliari perché ha presentato prima la seconda e la terza maglia, mentre la prima ancora no. Comunque, ragazzi, maglia che devo dire non mi dispiace. C'è praticamente questa maglia su sfondo bianco con questi dettagli dorati. C'è lo stemma dorato, il colletto e anche una parte della manica. L'unica cosa che non mi piace è questo Mobi, non so come si pronuncia, in azzurro. Rovina un pochettino, se non ci fosse stata secondo me sarebbe stato molto meglio. Comunque la metto in bella, ci può stare, dai. Questa invece è la terza maglia, e ragazzi a me questa maglia piace veramente tanto. Qui per esempio Mobi ci sta benissimo, perché è bianco su sfondo nero, l'abbinamento dei colori è secondo me ottimo. E poi abbiamo queste maniche che sono dorate, dovrebbero essere. Comunque maglia che io metto tranquillamente in top, mi piace moltissimo. Passiamo adesso al Como, e ragazzi il Como secondo me poteva essere tranquillamente un top, perché è una maglia diciamo molto molto semplice. C'è questo blu che come tonalità mi piace parecchio, c'è l'Adidas, c'è lo sponsor Uber, mi piacciono anche queste righe bianche che vanno scendendo lungo la spalla. Questo dettaglio sotto
rovina tutto, secondo me. Ho letto che richiamano praticamente il lago di Como, infatti dentro potete vedere ci sono le onde, ok? Quindi richiamano appunto il lago di Como, però sinceramente non l'avrei proprio messe. Questa scala, diciamo, graduale non mi piace assolutamente e fa perdere dei gradini a questa maglia che poteva essere da top, ma scende in insomma. E lo stesso discorso lo faccio per la seconda maglia. Ragazzi, questa forse era anche più bella della prima, perché a me le maglie bianche in generale piacciono tantissimo, però c'è questa scala graduale che rovina tutto. Quindi questa la metto in bella perché mi piace diciamo, il complesso. Però non la metto in top perché quella scala rovina. Passiamo adesso alla prima maglia della Fiorentina. E ragazzi, maglia molto semplice, un colore caratteristico il viola. Abbiamo lo sponsor Mediacom, sulla destra lo stemma. È una maglia molto semplice e quindi per questo motivo io la vado a mettere in bella. Lo stesso discorso lo faccio per la seconda maglia, molto semplice, bella, l'abbinamento dei colori bianco e rosso mi piace parecchio, quindi la vado a mettere anche la seconda maglia in bella. E arriviamo al Genoa, la maglia in casa. Allora, io non so se la maglia presenterà degli sponsor sopra. Questa qui, diciamo che richiama molto le maglie del passato, no? Quelle maglie, diciamo, dei primi anni del Novecento, dove non c'era nessuno sponsor, dove c'era soltanto lo stemma e appunto i colori di quella società. Quindi è una maglia che richiama molto il passato. Però, ragazzi, la maglia del Genoa è una maglia comunque storica ed è bella, oggettivamente. Mi piace questa alternanza dei colori, la manica azzurra. Poi c'è la riga rossa, poi la riga blu e la manica rossa. Io, ragazzi, questa maglia la metto in top perché per me più semplice è e meglio è. Passiamo al Verona. Allora, quest'anno diciamo che c'è questa moda di fare le strisce verticali molto sottili. Ci può stare. Il problema, secondo me, è un altro, che praticamente queste bande verticali vanno a sovrapporsi sullo stemma. Cioè, guardate lo stemma. È come se queste bande fossero poggiate sopra, io avrei, diciamo, interrotto dove ci sono queste, diciamo, queste due frecce gialle che vanno a creare questo rombo. Avrei interrotto la banda verticale. Vedo invece queste bande verticali che vanno a sovrapporsi sullo stemma e non mi piace tantissimo. Lo stemma messo in questo modo su uno sfondo blu e giallo non ci azzecca tantissimo, secondo me. Quindi per questa serie di motivi la maglia del Verona la metto in insomma. La seconda maglia invece, ragazzi, è molto molto bella. Mi piacciono queste maniche blu che poi vanno a concludersi con questo giallo, quindi vanno a richiamare appunto i colori del Verona con lo sponsor che dal punto di vista dell'abbinamento colori ci azzecca molto. Quindi questa maglia io la vado a mettere sinceramente in top. E passiamo ai campioni d'Italia, l'Inter. Allora, mi piace che lo scudetto viene messo di lato, come si faceva in passato, mentre al centro c'è lo stemma, dove si vedono chiaramente le due stelle. Non mi piace questo fatto che le strisce prima sono verticali e poi diventano orizzontali. Non mi piace, sinceramente, l'avrei messe tutte verticali. Quindi la maglia la metto in bella, perché comunque è bella. E passiamo alla Juventus, che diciamo è la maglia classica, non c'è niente da dire, la solita maglia bianconera, i dettagli sono ben inseriti dentro le bande nere, abbiamo lo sponsor Adidas, il logo della Coppa Italia e lo stemma che si trovano perfettamente incastrati dentro la banda nera. Mi piace il fatto che il bianco e il nero si vadano a sviluppare anche lungo le spalle. È una maglia comunque che oggettivamente parlando è bella, ecco, quindi non c'è altro da dire, la vado a mettere in bella. Questa invece è la maglia in trasferta, qui diciamo che le bande verticali si possono intravedere, a me sinceramente queste bande rosa sui fianchi non mi piacciono tantissimo, nel complesso la mettiamo in bella. Passiamo alla maglia da casa della Lazio.
una maglia che nel complesso secondo me è bella. C'è questa, praticamente questo zigzag che si ripete lungo tutta la maglia con la scritta SS Lazio. Mi piace l'abbinamento colletto manica, che è bianco blu scuro, blu navy, diciamo, e gli abbinamenti dei colori secondo me sono molto molto azzeccati, quindi la maglia della Lazio la vado a mettere in bella. Questa invece è la seconda maglia della Lazio. Diciamo che qui solo una cosa non mi piace, questo effetto che sembra un sonar, un radar, che parte dallo stemma e si propaga verso tutta la maglia. Io sinceramente l'avrei proprio tolta. Una maglia comunque di base semplice, nera con le maniche comunque colore azzurro della Lazio. Lo stemma, diciamo, esagonale che usavano qualche anno fa mi piace parecchio. Questo effetto radar secondo me rovina tutto, ecco, quindi io la vado a mettere in insomma, però sarebbe stata bella senza quell'effetto radar. E arriviamo al Lecce. Allora ragazzi, il Lecce secondo me c'ha troppi sponsor, ne vedo almeno 4. Poi non mi piace che queste bande verticali vengono interrotte dallo stemma. Lo stemma del Lecce lo vedo fuori posizione, l'avrei messo dentro la banda rossa. Mi dispiace, ma la prima maglia del Lecce inaugura la categoria Black. La seconda maglia invece è tanta tanta roba, perché c'è questo appunto sfondo bianco dove poi gli sponsor si abbinano bene dal punto di vista dei colori. Anche qui abbiamo un blu navy che caratterizza i due stemmi, diciamo i due sponsor, scusate. Anche lo stemma del Lecce bello, che si adatta bene sullo sfondo bianco. E poi mi piacciono queste bande comunque sulla manica che vanno a richiamare il giallo e il rosso, che sono i colori ufficiali della società. E poi mi piace qui sul fianco che c'è questo effetto pixelato. Comunque la maglia la seconda maglia è decisamente migliore della prima, e la vado a mettere in bella. Stesso discorso la terza maglia, anche questa molto molto bella, con i dettagli in arancione che vanno a sposarsi bene su questo sfondo diciamo misto tra un blu scuro e un azzurro, cioè un effetto diciamo pixel. Mi piacciono i colletti, il colletto e le maniche in arancione. Nel complesso questa maglia va in bella. Passiamo adesso al Milan. Ragazzi, vabbè, il Milan difficilmente fa maglie brutte. Mi sono sempre piaciute le maglie del Milan, e questa pure mi piace parecchio. La classica maglia rosso-nera con colletto e maniche bianche, e al centro un semplice sponsor Emirates. Quindi questa maglia io sinceramente la vado a mettere in top, perché è tanta roba. Così come tanta roba la seconda maglia, ragazzi, non c'è niente da dire. Ve lo ripeto, a me le maglie bianche piacciono veramente tanto. Poi l'abbinamento colori di sponsor e stemma molto molto azzeccati. Anche il Milan, vedete, c'ha lo stemma un po' svuotato come ce l'ha il Napoli quest'anno. Ci sono presenze di rosso e nero su il colletto e la manica. E poi sul lato si vede anche MSC. Anche questa per me va in top. E signori, arriviamo alla nostra maglia. Non mi soffermo perché ci ho dedicato un video intero alla maglietta del Napoli. Se volete sapere più approfonditamente la mia, vi lascio nelle schede il video. Sarò di parte molto probabilmente, ma per me la maglia del Napoli va in top. Così come va in top la seconda, perché ragazzi la seconda è stupenda. Per me è molto più bella questa che la maglia, diciamo, azzurra. Stupenda, non ho nient'altro da dire. Quindi le due maglie del Napoli vanno in top insieme al Milan. Quindi Milan e Napoli oggi sono le top. Abbiamo poi il Parma. Vabbè, la prima maglia che ricorda appunto i crociati, quindi abbiamo questa croce nera su sfondo bianco. I due sponsor secondo me sono posizionati bene, poi c'è lo stemma che sta ben piazzato sulla destra con lo sponsor Puma sulla sinistra. Maglia bella, ecco, quindi la vado a mettere in bella. Ragazzi, mi sono messo sotto così potete vedere meglio la tier list. Comunque, qui sotto io vedo quella che dovrebbe essere in teoria la seconda maglia del Parma, però non credo che sia quella ufficiale, dovrebbe essere forse un'anticipazione. Comunque
La faccio lo stesso. È una maglia che mi ricorda praticamente il grande Parma, quel Parma che vinceva in Europa, quel Parma che era una big del calcio italiano. E a me, sinceramente, piace più questa che la maglia, diciamo, da casa, ecco. Quindi io la metto sinceramente in top perché mi piace veramente tanto. Andiamo poi alla Roma e la Roma ha usato, diciamo, lo stesso tipo di maglia che ha usato il Verona. Qual è però la differenza? È che la Roma ha inserito i dettagli tra le bande verticali, mentre il Verona le aveva sovrapposte, ok? Quindi lo stemma della Roma, vedete, è perfettamente inserito in mezzo alle bande, così come lo stemma Adidas. Lo sponsor al centro è ben posizionato, mi piacciono queste righe sulle spalle. Nel complesso è una maglia bella e che ha i dettagli messi, diciamo, nelle giuste posizioni, quindi io la vado a mettere in bella. La seconda maglia, ragazzi, è clamorosa. La seconda è clamorosa e ho visto che praticamente la seconda maglia si rifà alla street art del quartiere di Testaccio. L'ho letto da Sky, infatti questo dettaglio sulla maglia richiama appunto la street art. È una maglia, ragazzi, a mio avviso clamorosa, molto più bella della prima. Mi piace il logo, diciamo, secondario, tra virgolette, con la lupa. Senza troppi giri di parole, la seconda maglia della Roma la metto in top. Passiamo alla penultima squadra, ovvero il Torino. Secondo me la maglia del Torino c'ha lo stesso problema della prima maglia del Lecce, cioè c'è troppa roba sopra, troppa. Beretta qui secondo me non ci azzecca niente, è posizionata male. Mi piace questo richiamo al DNA, quindi sarà un qualcosa che richiama il DNA del Torino probabilmente, il DNA Granata. La posizione di Beretta rovina tutto secondo me. Se non ci fosse stata, magari potevi metterlo sulla manica, non lo so qual è il criterio, però messa qui va a rovinare un po' tutto secondo me. Quindi la prima maglia del Torino la mettiamo in insomma. E lo stesso discorso, ragazzi, lo faccio alla seconda maglia, tale e quale, quindi vado a mettere anche la seconda maglia in insomma. E signori, chiudiamo in grande stile con quella che secondo me è la peggiore. Ragazzi, mi dispiace, ma la maglia dell'Udinese a me non piace proprio. Non piace proprio perché questo Io sono Friuli Venezia Giulia è troppo invasivo per quanto mi riguarda, quindi la maglia dell'Udinese la vado a mettere in blè. E quindi questa, ragazzi, è stata la mia tier list delle maglie di Serie A 2024-2025. Ovviamente nei commenti ditemi un po' la vostra, ditemi che maglia avreste messo in top, in bella, in insomma e in ble. Detto questo, lasciate un bel like, ragazzi, se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere se ogni tanto vi va questi video un po' off topic, perché a me piacerebbe ogni tanto portare questi video che si allontanano, diciamo, dal tema Napoli. Quindi ditemi la vostra, lasciate il like, iscrivetevi, ragazzi, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, io vi auguro un buon sabato e ci vediamo alla prossima.